È arrivato l'autunno e con la nuova stagione due nuove varianti, Eris e Pirola, quanto preoccupano? Allora, la variante Eris fa parte di quello sciame di varianti che deriva per lenta variazione antigenica e molecolare da il gruppo di Omicron 5, quindi è quella dominante ancora, quella più capace di infettare perché ha una maggiore capacità di contagiosità e quindi crea pochissima variazione rispetto alle precedenti. La 286 ribattezzata Pirola invece è molto più distante dalle altre, però per fortuna è poco contagiosa ancora, non ha, ha perso di contagiosità nella sua diversificazione, quindi non riesce a impensierirci per il momento più di tanto, potrebbe accumulare altre mutazioni e divenire più contagiosa. Però il discorso sostanziale è che queste varianti conferiscono al virus la capacità di circolare. Senza modificare più di tanto il contesto dei nostri rischi, se ci vacciniamo, ma fondamentalmente garantiscono al virus di continuare a circolare, quindi di questo dobbiamo tener conto. Al via la campagna vaccinale il prossimo 10 ottobre, sarà una campagna vaccinale concomitante. Assolutamente, molto importante, perché tutti coloro che hanno una immunità vaccinale o ibrida in declino, diciamo con una maggiore di un anno passato dall'ultima esposizione o a vaccino o a virus, se con situazioni di fragilità è davvero bene che si rimmunizzino, perché fondamentalmente per tutti i virus a RNA purtroppo l'immunità cellulare e umorale tende a declinare rapidamente, azzerandosi dopo 5 o 6 anni, quindi è qualcosa che dobbiamo considerare.